Matteo Salvini, via San Dionigi, periferia di Milano, un campo rom abusivo, uno dei tanti purtroppo in questa Milano. O periferia di Calcutta, io sono stato poco tempo fa a Calcutta, di mica è Milano, sfido un telespettatore a dirmi di quale città stiamo parlando. Nell'interesse della gente che sopravvive qua dentro e della gente che ci convive fuori, non è sostenibile una situazione come questa. Siamo in un parco, la telecamera riprenda l'erba che non c'è, gli alberi che non ci sono, l'immondizia che brucia, vi lascio immaginare cosa si respira la faccia delle domeniche a piedi. È tutto abusivo, dal primo all'ultimo mattone è tutto abusivo. E quindi chiediamo un sussulto d'orgoglio al di là di Expo, perché questa dovrebbe essere una delle porte d'ingresso di Expo, però chi se ne frega di Expo. Per queste persone, per chi ci vive attorno, non è una soluzione praticabile, non si può tollerare ancora di più. Ripeto, soprattutto per i bimbi che sono in giro in un martedì di scuola. Un bimbo che vive per anni in queste condizioni, come cresce? Che valori ha? Che prospettiva di vita e di lavoro, di futuro e di famiglia ha? Se tu da quando hai un anno cresci lì in mezzo, o cresci lì in mezzo e vedi che si campa rubando, trafficando. Che esempio hai? Però ripeto, potrebbero essere anche dei valdostani, non dei rumeni. Il problema è che a Milano non si può vivere così, punto. Lei ha detto che non vuole addossare colpe, non vuole polemizzare con la giunta Pisapia, però politicamente come si esce da situazioni come queste? Ripristinando la legalità e sgomberando, dando opportunità a chi vuole sfruttare le opportunità. E però insomma, chiudono le nostre aziende, adesso con tutto, facendo finta di niente all'italiana, come campa sta gente, da dove prendono la luce elettrica, da dove arrivano quelle parabole, dove acquistano il materiale che lavorano, a chi lo rivendono, da dove arrivano queste macchine. Ripeto, se io vado domani al Parco delle Cave a Baggio e metto su una tenda da bambini di quelli degli indiani, duro un quarto d'ora, forse. Qua si è tollerato per troppo, al di là dei colori politici, non mi interessano i colori politici, quindi chi può fare faccia. Ci andiamo in giro che si comportano bene, li metti dentro, gli dà qualche bancale. Altri lavorano, sono in regola. Altri sono che fanno anche del male. E quelli che sono buoni soffrono per quelli che fanno del male. Queste. Magari se metteva le comune campere, metteva il cemento giù, faceva le condizioni, eravamo anche noi bene. È vero che c'è anche qualcuno che non vuole il campo attrezzato, Sì. ma anche di voi? Noi vogliamo. Tutti. Sì. Ma c'è qualcuno che non sopporta i romeni che fa razzismo, no? Per questo. Anche tra i Rom? Come? Anche tra i Rom? C'è qualcuno, gli italiani, rumeni, bulgari, Sì, ci sono. che magari non vanno d'accordo? Sì. Quindi se il comune vi portasse nel campo che è stato organizzato, voi vi Si metteva come si dice, cassoni per la mondizia, metteva il cimento, qualche cassone per noi, era No, bene. ma c'è il campo adesso attrezzato ed è stato organizzato, voi vi trasferireste, bisogna subire delle regole, bisogna pagare Sì, una retta. come no? Ma se no, nessuno non fa questa, dobbiamo stare qua a lavorare. Senti, i vostri bambini vanno a scuola? Sì, a scuola, sono a scuola, tutti. Però oggi è martedì. Come? Oggi è martedì, ci sono dei bambini qui, le scuole sono iniziate, come Ma ci sono altri che non sono andati a scuola, ma vanno. Altri ci sono a scuola, altri no. Appena sono arrivati da Romania, deve scrivere e mettere a scuola. 5.000 metri quadri all'interno del Parco Sud, che dovrebbe essere uno dei gioielli della città anche in vista di Expo, completamente fuori legge, dove regna l'illegalità e la mancanza di rispetto delle norme igieniche, di buon senso e dei diritti civili. Attività industriali assolutamente non regolamentate, completamente fuori legge, baracche abusive, insediamenti abusivi, rifiuti, bambini che vivono in condizioni che sono assolutamente disumane, senza l'assistenza dei servizi sociali, perché proprio manca la volontà di integrazione e dialogo di queste famiglie. È vero, sono comunitari, sono cittadini dell'est, ma nel momento in cui vengono al nostro paese, alla nostra città, sono comunque tenuti al rispetto delle regole e delle leggi. Non si può distruggere e turpare una parte così importante del territorio cittadino, per di più Parco Agricolo Sud, in questo modo. Negli anni la situazione si è tollerata e col tempo è sempre peggiorata, a questo punto è bene intervenire.
Sentendo qualcuno degli occupanti di questo campo lamentava il fatto che loro vivrebbero in condizioni migliori, però non si concede loro questa possibilità. Guardi, siamo in un momento di crisi, non c'è spazio per tutti, dopodiché la volontà va manifestata non solo a parole, nei fatti, e i tentativi di assistenza da parte dei servizi sociali sono sempre stati, devo dire, respinti da parte di questi cittadini dell'est, che trovano più conveniente e più profittevole vivere in queste condizioni, probabilmente sia per mentalità ma anche per convenienza di tipo economico rispetto alle attività illegali che pongono in essere. Rispetto a tutti i bambini qui che vediamo e che in questo momento è mezzogiorno, non sono a scuola. Adesso, non è che bisogna rincorrere il comune dicendo mettimeli a scuola, ma evidentemente si percepisce che manca proprio la volontà di questa comunità e dei genitori proprio di integrarli e di aiutarli a una crescita che in queste condizioni non ci può essere assolutamente. Anche perché le stesse persone che abbiamo sentito dentro questo campo rom dicono che anche a qualcuno di loro non interessa e non conviene che le cose stiano in un'altra maniera. Uno degli ultimi sgombri che è stato fatto in via Belgioioso, dietro il carcere di Bollate, nessuno degli occupanti ha accettato l'assistenza del comune, che può essere superflua, si può discutere se è giusto o meno aiutare queste persone, magari il capitolo dei milanesi e dei lombardi, ma vi è proprio la manifestazione, proprio la parte tangibile, che anche, anzi soprattutto da parte di queste persone non vi è la volontà e la disponibilità a integrarsi e accettare un aiuto, oltretutto passando davanti agli italiani.